Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa penultima puntata di Stranger Teams, in questa Stranger Week. Oggi product placement di una nota azienda produttrice di arredamento del Nord Europa, svedese per essere più precisi, perché andiamo a giocare il tavolino. Oggi andiamo a giocare Avalug, ragazzi. Ringrazio il buon Luca per avermi fornito questo Stranger Teams, quindi è uno stranger che arriva direttamente dal nostro gruppo Subini di Quello Viola, un gruppo molto creativo e guarda, mi sposto anche. Frana schiaccia corpo slavina forsequina da giocarsi come giocavamo, se vi ricordavate, Mazdale ad inizio meta, cioè con mente locale in grado di poter prendere solo il meglio dal bullarsi di lui, di Grimnar, cioè prendere il più due e non prendere la confusione, con colpetto assalto andare a compensare una difesa speciale che fa abbastanza cagare, ma poi poter essere, forse, non lo so, un Pokémon interessante in quanto la tipologia ghiaccio è molto buona, magari per Togekiss, Dragapult, insomma staremo a vedere. Abbiamo però anche il cavallaccio, perché lo possiamo giocare in combo eventualmente con Cincino. Io mi divertirò a dire Cincino tante volte in questo video, perché Cincino è uno di quei Pokémon che non giochi mai, ma quando vai a giocare Cincino è veramente molto divertente, perché ha Skill Link, ha Billegame, 5 colpi, se facciamo caduta massi 5 volte su Mazdale abbiamo con sopportazione a regalarci un più 5 in difesa. Se ci vogliamo fare semitraglia, il danno fa comunque pena di Cincino su un Mazdale, eventualmente Dynamax, ci andiamo ad aumentare comunque la difesa di 5, ma anche l'attacco speciale di di Mazdale grazie a Vulnero Polizza. E poi abbiamo Atterany G-Max, perché no, perché possiamo fare un po' di confusione, un po' di casino. E poi abbiamo un Dusclops Trick Room 7, perché sia Avalug sia Mazdale sia Atterany potenzialmente, insomma, giocano meglio sotto Trick Room. Come andrà questa puntata non lo so, le premesse sono importanti, sì lo sono, voi lasciate, mi raccomando, mi piace, lasciate anche un commento. E adesso che siamo a fine settimana di questa Stranger Week, voglio anche un commento su quale sia il vostro team preferito, dato che domani il team lo sapete, perché è il team che ci siamo buildati con Pincurcin martedì durante la live di building su Quello Viola. Sempre su Quello Viola, vi do appuntamento oggi ore 18, nonché vi do appuntamento virtuale con i nostri sponsor. Mi raccomando, se dovete comprare un gioco digitale, compratelo da Instant Gaming Go, che c'ha degli sconti pazzesco. E poi Pumpling, 20% di sconto su tutto. Inoltre ho visto ora, vi regalano anche una maglietta se ne comprate due, cioè se fate il 2x10 o il 3x10 vi regalano anche una maglietta, sono pazzi quelli di Pumpling. Codice sconto Pardini vi taglia anche il 20% di sconto, ma adesso basta mastrotare. No, invece no, mi sono dimenticato di Avermedia, loro vogliono solo il follow, ragazzi, vogliono il follow su Instagram e Twitter, non bacate la n, fatelo. Andiamo in battle spot, sono carico, vero? Già so che mi tarperanno le ali dell'entusiasmo con qualche flinch e grit. Andiamo a vedere, va. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Avversario trovato. Bocchina a pesce. Carlos. Caro Carlos, ci fai arrivare in Mega Ball ma livello 8? Puoi farlo questo per me, per favore? Sono nel mezzo di una Stranger Week. Sì, hai un Toxapex, a me interessa anche il giusto, onestamente. Allora, non mi ricordo, su Moosdale, ora abbiamo la Weakness, quindi non la V, quindi avremo una Protect. No, sono proprio più pirittosi lo stesso, va bene. Avaluggo, allora, Avaluggo può far bene, ma c'è Charizard. Ce lo giochiamo casomai dopo. Potremmo andare davvero di Cincino più Mazdale. Domandone. Peraltro, Cincino, se lui lidda di Charizard, noi si può fare Skill Link e seccarlo. Quindi forse potremmo in effetti rivalutare Avalug. Però scomba indubbiamente meglio con... scomba indubbiamente meglio con allora al volissimo riflesso tanto non ne fotte niente. Allora io direi Cincino Mazdale Atterany
e Dusclops. Perché? Perché Magifiamma è l'unica mossa Fire che ho. Il Ferrothorn può essere altresì una discreta rottura di palline. Vediamo, se lui mi lida di Charizard, potremmo essere dinanzi a un cincino che va a tirare giù Charizard di Rock Blast. Vediamo. Ferro Tossapes. 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 Salvaguardia. Guarda bellino Luca che mi va a mettere una mossa fica in una slot. Bravo. Bravo Luca, sei forte. Mi piace. Allora, qui Dynamax. E dobbiamo scegliere se fare il sismone su Toxapex è un po' scontato. Metti magari Buttacciaro. Oppure andare a Dynapugnettare a più due ferro. Sì, mi piace di più. Non viene giù, a più due, però. Allora, lui rimane lì con Tossapes. Tossapes. Però io ho Cincino. Che meraviglia. Sarà una puntata meravigliosa. Un po' mi dispiace. Potremmo allungare questa Stranger Week e fare lo Stranger Month. Cioè un mese solo di Stranger. Poi però diventeremo un canale. Cazzo, non prendi poco, eh. Non prendi poco. Io pensavo che prendessi molto meno. Mi faccio 30%, eh. Ah, però no, caro, claro, bellissimo. È vero, non ci avevo pensato. Via via io aumento di sopportazione. Ottimo. Allora, pizza e birra, che quel Toxapex ci fa scald e piglia il burn, rovinandoci tutto il video subito. Giusto, perché il primo hit fa, poi gli altri fanno sempre meno. Ok, quindi noi abbiamo un 5 in difesa. L'ha fatto davvero. Però non ci ha burnato. Non vi è giù, giustamente. Noi si va anche a più 4, a più 3 e ci aumentiamo la potenza di Cincino. E ironia della sorte, a semitraglia anche lui. E la difesa non aumenta più, perché siamo a più 6. Basta. Meraviglioso. Meraviglioso. Se non mi burna è meraviglioso tutto, sì, fantastico. Semi-burn. Io vado di Nocoffo. E vi dirò ancora Dyna cazzo 8. Perché così potenzia anche Cincino. Che ora è anche a più 1. Fortino. Ci avveleniamo. Cincino! Però Cincino va a più 2. Boh. Io devo essere onesto. Bane full bunker. Non sapevo che in italiano fosse. Non lo sapevo. Fosse Fortino. Ok, ora io però faccio un Quake, perché poi è l'ultimo turno di Dynamax, se non mi entra Charizard o Duraludon e mi tirano giù perché non sono blu. Quindi un più unino in difesa speciale me lo vorrei dare, ecco. Potremmo anche optare per una double kill. Come? Con privazione a destra e Max Quake, cioè con privazione su Ferrothorn. E è quello che farò. Famo danni. Dai, buttami un levitante lì. Ottimo. E comunque Rhyperior knock off più due. Pigliamo uno sbrago, secondo me.
te. Avevo un'idea un po' meglio di sbrago, ma tossina, guarda, mi va benissimo. Meglio l'avvelenamento che l'oburno. Quindi va benissimo così. Schioppete. Il nostro cincino a più 2 e Mazday la più 4 più 1 difesa speciale più 6 difesa. Cazzo. Megazord. Ora noi Raiperio secondo me lo tiriamo giù anche di semitraglia. Detto proprio, siamo a più 2. Porca merda. Allora, noi si torna normalosi. Intanto non so se avete visto Choice Band. Anche schiaccio a corpetto non è male ora che siamo a più 6. Meglio schiaccio a corpo a più 6 che forse qui a più 4. Lui Dynamax era probabilmente Duraludon. Schiacciacorpo di Mazda quando sei andata a più 6 diventa abbastanza cattivo. Potrebbe reggere. E invece no. Perché il nostro cincino fa fuori Raiperio. Cincino fa fuori Raiperio. Più 2 ragazzi. Ma avessero detto che mi sarei dedicato a tirare giù i Raiperio e con Cincino non ci avrei mai creduto. Qui noi abbiamo anche il più uno di difesa speciale. Lui si droppa, ma più che altro lui adesso fa una finaccia. Ragazzi, una vittoria schiacciante. Volevo farlo. E prego. Sto zitto. Dio per niente. Abbiamo vinto. Bravi. No, andiamo avanti. Ma perdonate questa freddura. Perdonate. State con me un altro pochino. Bravi. Vediamo di portare tavolino. O tavoliniamo. Tutti però rigorosamente con il proprio tavolino, eh. Non creiamo assembramenti. Ecco. Classe 8. Classe 8. Classe 8 incredibile. Ho pensato a Billy. Oh, ciao Billy. Magico, magico Billy. Magico, magico Billy. Ciao Lucario, anche Blastoise e Dragapult, Clefable. Magico, c'è anche Grisnar. Ma c'è anche Braviary. Il tavolino può far bene, ma... Attenzione. Ma cosa me ne frega? Ma io vado di Savonia, ragazzi. Apparecchio. Apparecchio. Poi un Duscolo posso permettere un po' di Trickroom. Che ci abbiamo? Non me lo ricordo mai. Ma tu ne vado da altruismo. Ma comune, allora poi ci meritiamo un atterrare. Dai. Va bene. Facciamo vedere noi a Billy Costa Curta, vedi? Tu Billy, io Joy.
Bravery Grismel. Bravery Fabolino. Cioè, Grismel. Benissimo. Noi ci pulliamo subito. Si trova. Rischiamo di attivargli una weakness se il suo Grismel fa fake out sul mio Grismel. Ma a me frega niente. Quanto è bello il pennuto, ragazzi. Uno dei miei pennuti preferiti. Bello, sto culo a punta, ragazzi. Ci piace. È stata una settimana veramente pesante, ragazzi. Abbiamo damazzato Uba, tutto e anche un tavolino. Quanto cazzo è bello, però, con gli occhi tutti stile Brawl indemoniato. Bene, siamo a più due. Ora lui metterà Reflect, probably. Se fa Trick Tech Button, perdo la testa. Perdo la testa. Perdo la testa. Perché si è preso anche il colpetto assalto. Dai, una cazzotto. E queste sono cose che noi in Bow One non possiamo assolutamente in nessuna maniera valutare. Però alla gente piace tanto questa strategia dell'Eject Button, perché in Best of One è meravigliosa, salvo poi in Best of Three essere utile quanto un culo senza il buco. Però qui ci ha giocato il trick in tutti i sensi. Che vi devo dire? Che vi devo dire, ragazzi. Si è presa la V, quindi ora probabilmente lui non può fare niente. Scarponi robusti. Noi perderemo contro scarponi robusti. Beh. Cosa vi devo dire? Peccato, perché era entrata anche bene. Lo distruggevamo questo Bravery e poi la partita era finita. Eject Button. Li trova tutti i pardini, gli eject battonini. Nuova hit dell'estate, che non ci sarà però. Lui farà frantumanima, perché sei a V, quindi non puoi fare mosse se non mosse. Sì, certo, fai Dynajet, che è la cosa migliore da fare quando hai un trick in davanti. Ora Billy lo sto bulleggiando, ma per ora... ha fatto sto popò di danno sotto trick. Porca boia. Mi conviene mettere schermo luce, sapete perché? Perché io per due volte ho attaccato prima di quel Grimmer. Non penso si sia in speed tie. Ah, ma ha fatto tanto perché ha più uno, certo. Quindi meglio mettere un light screen e portarlo magari con Pine Split in range. Cazzarola, però ho detto una cazzata. Lui ha più uno speed adesso. Dovevo fare frantumanima. Ah, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ma lui è tordo e attacca doppio da. Povero Billy, lo sto proprio distruggendo. In realtà sta distruggendo lui noi, ma... hai finito? Adesso è finito? Grazie. Anche qui sta più due, ora fa veramente paura. Riusciamo l'Avalug, anche se è normale.
Qui si torna praticamente pieni. Slavina ci fa attaccare per ultimi, eh. Però lui ha più 2 sotto l'effect, non ci tira giù perché noi siamo difensivamente dei trattori con, fisicamente con il tavolino Avalug. Via, vediamo se riusciamo a fare il comeback. Il comeback. Ci vorrebbe lui tirasse fuori roba debole. Jacob. La predict. Che giocatore incredibile. Qui si muore, eh. Va bene, la difesa anche di vino, lui ha più 2. Turno di Tikrum, c'è l'ultimo, che la cosa non è bellissima. Lui è a V, maledetto me. Meglio prendermi un Frantum Anima più 2 o un Meteor Pugno. Meglio prendermi un Frantum Anima più 2, vedo. Grande Aterena. Avevo il dubbio che Krimisnar potesse non morire con la V. Invece Life Orb. Noi siamo ancora sotto screens. Ora prima andata via la Trick Room. Vediamo chi ha per ultimo. Blastoise. Bene, bene, bene. Mi stai dicendo che potremmo concretizzare un comeback? Bella storia. Bella storia. Vai, vai, fai eject bottone. Abbottonati. Buono. Nella terza magari vediamo di apparecchiare il tavolino bene. Qui abbiamo apparecchiato, ci hanno fatto sparecchiare subito, cioè non è mai armato di fare questo. Facciamo il terzo. Avversario trovato, io ho messo la musica del Raid Dynamax apposta perché ora sentiremo proprio. Ora li facciamo sentire l'Avalug a lui. Ora li si fa sentire l'Avalug. Sono tutti fisici tranne Sylveon. Sono tutti fisici. Oddio, esca però rompe un po' i cogliomberi. Più che altro perché ci fa Steel Spike. E invece qui faremo Mazdil, ragazzi. Mazdail ed il tavolino singolo, sì, Dusclops Avalug dietro. Perché comunque se mettiamo Trick Room in late game ha tutte mosse abbastanza super efficaci su tutti loro. Vuoi di schiacciacorpo, vuoi di franelle, poi sono tutti fisici, proprio per l'appunto tranne Sylveon. E lui di per sé c'ha una bella difesa, quindi...
Vedi, se fossi partito di Avalug avrei sofferto. Bombiamoci Mazdale. E poi o uccidiamo... Io ucciderei Whimsicott, perché poi dopo entro di Dusclops metto Trick Room. Con la Rockfall a più 2 poi Sand dovrebbe morire. Perché Cincino probabilmente muore alla fine di questo turno. Comunque se non muore ora muore dopo. Tanto Esca che mi fa a Mazdale se lo bombo fisicamente? Che mi fa? Te lo dico io, nulla. Protect mi può andar bene per un semplice fatto: non fa Trick Room, non fa Tailwind, quindi Cincino attacca prima di potenziale Excadrill, magari anche Dynamax, che per l'appunto ora non Dynamax. Luca, di la verità, quante volte ti sei autocrittato, Mazdale, ignorando magari il più 4 che avevi già dopo 4 colpi, dopo 3, facendoti uno sbraco, quante volte? Terremoto, e si va a più 6, Beppe. Non l'avremmo portato al Sesh, lo si vede dal danno. Io la vado di là. Quindi tutto quello che avevo detto sul taunt è sempre valido, ma... Non solo, adesso c'è l'esigenza di cominciare a fare kill finché siamo Dynamax 2, c'è l'esigenza di aumentare la difesa speciale, 3, il fatto di avere Protect secondo me fa scendere un po' le probabilità di Taunt, perché Tailwind ce l'ha, la mossa d'attacco ce l'ha, la quarta sarà la filler, Protect, Taunt, Tailwind è un po' poco incisivo, cioè fai solo veramente Tailwind, onestamente. Quindi vi dirò, per me Taunt a questo punto potrebbe non avere. Frana purtroppo ci uccide Cincino, però vabbè. Noi intanto assaggiamo questo Excadrill. Poi avendo Avalug Excadrill io voglio togliere. Vediamo se è Sash. No, è morto. Io ora entro di Sclops. Così diventiamo proprio delle macchine da guerra adesso. E vediamo se ha Taunt. Non penso. Silvio. Spraigola. Volendo è bellina anche la metallo. Sì, sì, sì. Sono d'accordo con te. Ma vado di Sisma, perché? Se Dynamaxa, Dynametallo tanto non mi basta. Se non Dynamaxa... Non ha fatto tanto. Ha fatto contro Trick Room quel vincito. Capito? Quindi è un Tailwind Trick Room. È evidente perché abbiamo attaccato prima il Mazdale. Qui ce l'ha letta, eh. L'ha fatta per toglierla.
Però meglio la controclickum che tanto. Perché ora a seconda di chi entra, lui deve ancora bene ammazzare. Garius, ok, il peggiore. Però siamo anche a più 6 di difesa. Siamo a più 6 di difesa. Quindi abbiamo la difesa bella tosta. Buono, lui protegge, noi mettiamo click. Prendere 24-25% da Dynaflusso non è male, ma per niente. Io me la rischio, ma voglio colpire sia Whimsicott sia Garius con una frana più 2. Non entra la doppia. No, ha resistito, che palle. Che palle. Qui ci tira giù perché c'è la rain, ragazzi. Va bene più 6, ma la rain potenzia da flusso. E ora lui va a più 1, ecco. Ora non mi piace la situazione, perché c'è anche Whimsicott che non è morto. E ok, avere tanta difesa con Avalugg, però lui ha più 1 sotto rain. Non mi piace la situazione. Io non considero Whimsicott 1 perché faccio frana, 2 perché tanto probabilmente protegge. Vediamo se il tavolino regge un Dynaflusso sotto rain di Gyarados a più 1. Memento. Questo è un Whimsicott senza Moonblast o senza Energy Ball, ragazzi. Avete capito bene. Backcore, ecco, questa non ci piace. Non ci piace per niente. La fa su Dusclops intelligentemente, perché avendo Memento ha senso farla su Dusclops. E va a più 2. Protect, Tailwind, Trick Room e Memento. Noi abbiamo 2 turni di Trick Room o 3. 2, quindi se ha una Protect diventa potenzialmente 1. Dobbiamo fare frana comunque. Possiamo vincere con un flinching. Se la perdiamo, onora il nostro avversario con un set bislacco, ma noi siamo in Stranger Teams, a noi ci piacciono queste cose. Crit. Mamma mia! Il tavolino! Stavo dicendo, onore al nostro avversario, che se la vince, anche meritatamente. Invece noi non flinciamo, crittiamo. Critta. Succedono generalmente sempre a me queste cose. Cascata a più 2 l'avremmo retta, non è Dynaflusso. Anche a più 2 sotto rain l'avremmo retta, ci avrebbe fatto 80. Però diciamo era più sua che nostra se noi non prendiamo il flinch. Abbiamo preso il crit. Devo essere onestissimo con voi. Ragazzi,
puntata incredibile, e non lo dico per le tre vittorie, non lo dico perché abbiamo raggiunto l'ultra, ma perché sono stati tre match veramente belli. Grazie mille Luca di avermi dato l'opportunità di giocare un team così figo e ben costruito. Io quando chiedo degli Stranger Teams chiedo esattamente queste cose qui, strategie anche semplici se vogliamo, che non sono di difficilissima applicazione e che valorizzano Pokémon, generalmente poco utilizzati come Avalug. Grazie. Ragazzi, noi ci vediamo oggi, ore 18, mi raccomando, si sta facendo interessante il discorso in Battlespot con il nostro bel Sun Team. Non mancate, perché in live è un'altra cosa, ci sono i commenti, c'è la possibilità di poter interagire in maniera veramente diretta. Io interagisco molto con la chat, anche troppo, tanto che poi mi vado a distrarre mentre gioco, ma insomma, mi piace proprio stare con voi. Quindi oggi, ore 18, segnatevelo, mettete un promemorietta, mi trovate su Quello Viola, alla voce Francesco Pardini VGC, lo trovate anche qua sotto in descrizione, per l'amor del cielo. Così come trovate il link di Instant Gaming, di Avermedia, dei social, quelli ve li dovete andare a cercare, non è un link, Avermedia.it su Instagram e su Twitter, e pampling.com, laddove potete usufruire del codice sconto 20% Pardini. Ragazzi, domani qui in cucina e poi si salutano Stranger. Dopo una settimana. Io ho già le lacrime, come quando finisce una serie TV.